Mag, buongiorno, siamo qui con Mister Max Curio. Ciao a tutti. Ricordo che siamo al ciclocross amatoriale di Monclivello, organizzato dall'Intexine. Com'è il percorso? Il percorso è molto divertente, veloce, poi c'è dentro anche una buona dose di tecnica, perché ci sono degli ostacoli su una, quasi su un discesino. Qua i più scalmanati partiranno a ritmi abbastanza alternativi. 3-2-1, via! Bella lì! Puttanica, che scommate! Madonna! E subito che si parte con una salita spezza gambe. Ricordiamo, siamo con una bici da ciclocross in un percorso abbastanza tecnico, guidato. Comunque è una disciplina in cui bisogna pedalare. Adesso poi entriamo in un breve tratto di discesa, cioè discesa per modo di dire, mi mancano i freni a disco, va bene così. È un falso piano, sali e scendi, ma proprio leggero, ma sono i tipici che ti spezzano le gambe. No, no, no! A tenervi. Corri su strada te, eh? Io no. No, meglio. Ciao. Ci ritroviamo con due ostacoli in discesa, o seppure si possono fare, bisogna farli a piedi. Adesso è molto bella per chi ha gamba e per chi gli piace guidare in salita, di che va, guardate come... In questo circuito si faranno circa 6-7 giri, o ancora se così, altro che una pista di enduro. Qua è peggio della Megawatt. Infatti qua si vede a rotondi. Ecco, qua arriviamo anche nell'area tecnica. Ricordiamo che per chi ha problemi può cambiare la bici qua ai box. Questa era Rustic Race, ci vediamo dopo. Da Monclivello è tutto. Anche questo ciclocross è finito, come avrete visto dai filmati, un percorso molto duro da guidare, da far scorrere la bicicletta, ma soprattutto da menare, perché comunque il ciclocross, volenti o nolenti, bisogna spingere e anche spingere tanto. Mi sono divertito, ho fatto il primo giro bello secco, il secondo così, poi sono crollato, non riesco a stare dietro agli specialisti del settore, però è un ottimo allenamento per chi volesse tenersi in forma in inverno, ed è anche, insomma, un modo diverso per interpretare l'inverno e al posto che uscire a fare dei lavori specifici di ripetute, secondo me, per esempio personalmente odio fare le ripetute su strada in settimana, preferisco andare sabato e la domenica con questa banda di matti che vi faccio vedere. Questo qua è il Max,
questo qua il Fabio, insomma tutta questa bella gente, a fare un po' di ciclocross, che così almeno mi crescono le corna e alleno il cuore. Detto questo, seguite Racing. Tanti saluti.